forse sì, forse da un punto di vista del lavoro che si è fatto assieme, da un punto di vista messa in scena. È chiaro che è una drammaturgia formidabile, uno dei più grandi scrittori ancora attualmente, più rappresentati, non solo in Europa, anche negli Stati Uniti, quindi si conosce bene soprattutto una certa borghesia lì, magari più fino a un certo punto, insomma, qui veramente al nord Italia abbiamo assistito veramente a delle serate formidabili in cui il pubblico ha reagito magnificamente a questa drammaturgia. L'anno scorso in Sicilia erano un po' sorpresi a certe battute, devo dire, con molta onestà, con molta sincerità. Non scattava un meccanismo, ma probabilmente, ripeto, forse manco mia madre se avesse fatto quella risata che scatta a Padova o a Venezia, eccetera. Beh, è una questione anche antropologica. Però insomma, ci sta bene il fatto che la coppia è chiaro che ha una brillantezza di respiro, di ragionamento, di riflessione, di una ferocia che magari in un paese come il mio, a Provincia di Foggia, non prende, insomma. Non c'è stata Voltaire. Mamma mia, papà, quelle battute che avrebbe mai detto, insomma, faccio vedere. E la verità, insomma, lui è capacissimo. Probabilmente il fatto che non sia né sposato né che abbia magari solo degli affetti che non vogliamo indagare, in un certo insomma che va lontano da un percorso matrimoniale, fa sì che lui riesca a cogliere ancora meglio di chi all'interno di certi meccanismi matrimoniali ha comportamenti, perché no, definire anche assurdi, purtroppo. La coppia adatta nel corso degli anni, nella esperienza di tanti anni di affetti, no? Che poi giustamente potrebbe anche essere, per come la scrive lui, una coppia che non è per forza neanche una coppia fra uomo e donna, possono essere due donne, possono essere solo uomini, possono essere sul fronte dell'amicizia o sul fronte di qualsiasi. Tanto è vero, forse il meccanismo funziona proprio perché questa capacità di capire le nostre debolezze, le nostre, come direbbe, come diceva anche Chekhov, in altri versi, come la scioccaggine, no? Dei comportamenti affettivi che abbiamo tutti, non riusciamo. Il mistero, come dice Schmitt, no? Quando dice forse non è nella verità che dobbiamo cercare il meccanismo della nostra felicità, ma quanto nel mistero del perché poi alla fine si sta assieme perché abbiamo bisogno di stare assieme, sapendo che stare assieme può far male.